altri. Cosa c'è dentro? Vongole. Zooplancton. Questo è fitoplancton. Non solo pesci. Non solo pesci. No, no, no. Ah! Ciao, sono Coco. Daniela. Ciao. Oggi sono qua, Acquario di Genova, famosissima. E lei, Daniela, è esperta di animali marini. Quindi andiamo a vedere cosa particolarità di animali marini. Questa zona tutti c'è, però andiamo parte non si può vedere. Gli ambienti sono un po' da magazzino. Vero. Di sopra c'è un acquario? Sopra c'è l'acquario, la parte espositiva. Qui siamo due piani sotto il livello del mare. Ah, di mare? Sotto il livello del mare, sì, sì, sì. Ed è un po' il cuore della... Ma io sento molto odore di mare. Siamo profumo? Il... profumo siamo di mare. Quasi in mezzo, perché okay. Fuori c'è mare e dentro ci sono tante vasche con tata, con tanti come... animali. Mm. Delle vasche che ci sono sopra, i delfini, degli squali, le pompe, i tubi che fanno salire l'acqua. Ma guardando questo, non sembra sotto di acquario. Qui comincia. È una parte dove io ho lavorato tantissimo. E nella parte dei coralli, una parte dedicata ai coralli. L'acqua è calda perché sono vasche tropicali, i pesci. Ecco, queste sono delle vasche dedicate ai coralli. E qui ci ho passato tantissimo tempo, un po' di tempo fa, perché abbiamo lavorato tanto nella riproduzione dei coralli, nel cercare di avere coralli sempre più belli. Quindi questo non è riportato dal mare, però hanno creato, prodotto qua? Sì, 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 la maggior parte, direi quasi tutti i coralli che abbiamo qua sono stati riprodotti ormai. Per la riproduzione che facciamo qui è attraverso proprio una creazione, un frammento da parte di un pezzo di corallo già esistente. E poi devi mettere anche pesci? Eh sì, qui in realtà... Allora, questi sono tutti ambienti, ovviamente si sente dalla temperatura, è ambiente tropicale, fa caldo. Questi sono pesci tropicali che qua hanno, non hanno tanto la funzione di essere la vasca dei pesci, ma aiutano al mantenimento della vasca dei coralli, perché magari si mangiano le alghe. Ah, ok! Quindi per produzione di questa cosa servono pesci, sì, non sì, solo per decorazione. Esatto, è tutta la creazione di un sistema. Interessante. Praticamente abbiamo cercato attraverso un progetto, il progetto di Volatrun, che vedeva coinvolte anche altri acquari a livello internazionale. Noi ci siamo occupati come acquario di Genova per cercare di capire quale fosse l'alimento migliore per far crescere meglio i coralli duri e quanto alimento bisognasse dare per perché proprio crescessero meglio, più velocemente, più sano. Ma alimenti si vede? Alimenti, allora, si vede poco. È vero? Qualcuno si vede, qualcuno non si vede, perché l'alimento dei coralli è il plancton. È vero. Ha alghe e piccoli crostacei. Però c'è dentro. Qui adesso non si vedono. No, queste sono... Come si chiama? Digiolo? Riccio? Il riccio. Riccio. Perché mangiano tutte le alghe, quindi mantengono pulita. Quindi pulita. Ah, quindi lavora per pulizia? Sì. Ah, bravi. Bravissimi, ci aiutano. Come pulito? Quindi per voi colari è molto importante. Sì. Non solo pesci. Non solo pesci, no, no, no. Quindi tutto mare? Tutto mare. Cerchiamo. Qui vicino alle vasche dei coralli ci sono, convivono anche insieme a me animali di altre temperature. Qui ci sono dei piccoli. Ah, bambini! Anche questi sono stati riprodotti in acquario. Ah, quindi fra poco
escono su? Sì, sì, sì. Ancora quando... troppo piccoli? No, 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 qualcuno è anche adatto per andare nelle vasche. Interessante! Loro, i maschi e le femmine si accoppiano, fanno le uova e poi nascono loro. Quando ne abbiamo tanti, magari questo in generale è per tutti gli animali dell'acquario, quando ne abbiamo tanti poi ci si fanno degli scambi con altri acquari. Noi abbiamo tanti di questi, un altro acquario ha tanti di altri animali e si fanno degli scambi. Lei è una piccola cerca. Questa è ancora l'aria tropicale. Nemo! Nemo! Cosa c'è dentro? Vongole! E cazze e poi pesce, latterino, è un pesce molto piccolo, sia come soprattutto come pezzettini. Quello ogni giorno cambia oppure sempre? Certo, ogni giorno cambia. Sì. Dipende da? Una dieta molto varia, pare sì che sia più completa possibile, come per noi, cercare di mangiare cose possibili. Anche ma per esempio oggi ho offerta questa pesce, allora facciamo questo, esiste? No, 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 questo no. No, è una dieta okay. A seconda dei giorni bilanciata, a seconda delle quantità di grassi, quindi abbiamo un modello, abbiamo ringa, della vasca dei cibi, la tagliamo, la tipologia è diversa, pesce capito. Grande mangia pezzetti, interessante. Oppure trito, molto fine. Per piccoli. Sì, brava, esatto. Mi ha cibato questa vasca qua, vedi, tutti questi pezzettini. Ah, vedo, vedo. Questo è plankton. Questo è, in realtà è il pesce che prima hai visto che stava dando becchi. È sia per i pesci, ma è talmente fine che diciamo quello che è in sospensione va anche ai coralli. Coralli mangiano questo? Sì, sì. Non è che è troppo grande per il ruolo? Qualcosa è troppo grande, ma quello se lo mangiano i pesci. Quello che è abbastanza piccolo. Mangiano. Per essere mangiato, loro lo mangiano. Sì. Dove è bocca? Dei coralli? Ogni, diciamo, piantina, quella che sembra una pianta, è fatta da uno scheletro. E dentro questo scheletro ci sono tanti buchi. E dentro questi buchi ci sono questi piccoli animali che si chiamano polipi. Non si vede. Sono molto piccoli. E questi sono i polipi, ogni diciamo... Questa bocca? Esatto, questi sono polipi molto grandi. Non ho notato! Piccolini! Deve crescere ancora? Sì, sì, loro devono crescere, diventano più grandi. Sì. Qui cominciamo ad entrare un po' nella parte dove si riproduce il plankton per le bricolaggi, per le meduse. Qui, in questo bidone... c'è l'artemia, che è un piccolo crostaceo che serve molto. Ma è difficile produrre plankton? Allora, noi prendiamo le cisti, perché sì, cominciamo da questo passaggio noi. E poi le tratteamo in modo tale che le cisti si rompano e quindi poi abbiamo l'artemia. Okay. Questo non è sempre facile, ecco. Permesso. Fa fresca! Finalmente! Questa è la stanza dove invece riproduciamo alghe e rotiferi. Sono sempre plankton e questo proprio lo facciamo in continuazione. È un ciclo continuo. Quindi questo verde è alga. Alga. E questo rosso è plankton. No. Allora, questa è ancora alga. Quello che abbiamo visto di là è zooplankton. Questo è fitoplankton. È vegetale, diciamo. Quello sono animali. Cioè, e anche riproduciamo i rotiferi. Questo è abbastanza... forse più complesso. Ah, questo? Ho imparato quando ero piccola. No. Sì, scuola. Ah, no, ho studiato. Sì, in biologia. Mijinko si chiama in Giappone. Ah, ecco. In Italia? Rotiferi. Più bello. Brava che te lo ricordi. Certo. Questo è rotiferi femmina con uova. E mi ricordo, mi ricordo. Dentro questo? Qui dentro ci sono... Ah, interessante. Mi ricordo tutto. Mi
microscopio, una pipetta di questo liquido. Come facevo quando ero piccola. Ma quello che punti piccoli piccoli era tutto quello, mi zincò? Allora, no. Sì, è quello. Si vede, si vede. Il loro cibo, che sono alghe, loro mangiano alghe. Ok, ok. Facciamo tanto plankton, è alla base della catena alimentare. Questo non è. Non ho pensato, perché cibo di tanti. Oh! Ecco, arrivato! Siamo arrivati a questo sistema che ha queste vasche dedicate alle, alle tartarughe marine, al recupero delle tartarughe marine. Nella stagione estiva. Spesso i diportisti che ha le barche avvista tartarughe in superficie che non stanno bene, chiama la capitaneria di porto, la capitaneria di porto le porta qua, noi cerchiamo di capire che, qual è il loro problema, le curiamo e quando sono pronte le rilasciamo in mare. Plankton, questi sono piccoli gamberetti. Gamberetti vedo. È di nuovo l'artemia che però sta crescendo. Ah, vedo. Ah, questo vedo. Che è del Mediterraneo, i pesci del nostro mare. Qui adesso vediamo tanti ricci perché in questo periodo ci stiamo occupando anche tanto della loro riproduzione. Abbiamo approfittato di un progetto con l'università che invece studia diciamo, le larve dei ricci per capire se i lavori che fanno, i lavori di dragaggio del porto sono tossici oppure no. Utilizzano le larve dei ricci per capirlo. Adesso stiamo ospitando tanti ricci. Questi sono piccoli ricci che stiamo riproducendo. Natalia si sta occupando con passione di questo. Guarda che piccoli piccoli! Incredibile, cavai! Prima questa era invece queste erano le vasche dedicate alla riproduzione dei cavallucci, che poi invece l'abbiamo spostata sopra. Vediamo se riusciamo a vederle. Qui ci sono le larve dei ricci. Andiamo a fare vedere. Cavallucci marini che volevo tantissimo tempo. Quanti anni ha fatto mi per fare crescere cavallucci marini? Ho lavorato per tanti anni con i cavallucci marini. Quindi sa tutto, quindi facciamo tanto domanda a lei. Adesso andiamo a vedere. Cavallucci marini fanciulli, perché tutti i cavallucci marini hanno la pancia, diciamo, per riprodursi, i maschi hanno il marsupio, ma questa specie ce l'ha più grande. Questo è un rituale di accoppiamento, il maschio e la femmina. Ed è bellissimo, sembra una danza. A me sì, perché le femmine delle volte si intrufolano anche altri. E poi... Qual è il più grande? Il grande è il maschio? Il più grande è il maschio che ha anche la pancia. Attenzione in testa! È la vasca che abbiamo visto prima, ma questa è dall'alto e praticamente da qua noi lavoriamo. Questi tubi qui sono i dispenser dove mettiamo il loro cibo, e qui c'è tutta la parte di riproduzione dove raccogliamo, diciamo, i piccolini da questa fase qua. Wow. Poi un po' alla volta crescono con tutto il plankton che abbiamo visto prima. Ma che c'è? Il 90% è stato riportato qua. E poi per crescere fino così quanti anni? Forse mesi? Mesi, sì. Qualche mese arriva la dimensione. Ma cavallucci significa sembrare un cavallo? Cavallo? Sì, un po' lo ricorda per via del muso. Noi questo si chiama bambini di drago. Bambini di drago? Drago. Com'è? Cuccioli di drago.
Ah, dicono? Dicono? Sai che molto interessante, tutto. Pensavamo di fare tutto piccolo, invece sono qua. Da vedere piazza dolce, con piante. Vedi queste cosine arancioni? Sono uova. Le vedi? Ah, questo? Sì. Le vedi anche attaccate lì su quella parete della vasca? Si chiama tritone. Tritone. Tritone? Ha messo qua? Però... E noi le abbiamo raccolte perché anche qui cerchiamo di vedere se riusciamo a riprodurli. Oh! Non deve fare qualcosa. No, qui sì, qui c'è scritto attenzione a non sifonare le uova, perché cerchiamo di riprodurre anche questi. Fanno le uova. Sifonare non... le uova significa, perché qua vedi, questo è tutto l'avanzo di cibo. Quindi poi noi dopo un po' sifoniamo lo come una aspirapolvere. Però bisogna stare attenti. Lasciare le uova. Certo. Tire di medusa invece. Riproduciamo anche le meduse. Ma non è cattivi sono? No, ci sono quelle che pungono e quelle che non pungono. Queste non pungono. Alcune sono urticanti. Abbiamo sia quelle che non sono urticanti e qualcuna leggermente urticanti. Quelle che abbiamo noi non sono pericolose. Posso vedere tutto il giorno. No! Sono carini. Molto carini. E poi crescono... Anche loro mangiano plankton e un po' alla volta crescono e diventano meduse vere e proprie. Qui ci sono invece i coralli del Mediterraneo. Questo giallo. Okay. Questo? Ah sì, questo vendono! Antichità! C'è qualcosa, quel pezzettino lì di corallo rosso. Sì. Cerchiamo di non prenderlo il corallo rosso dal mare. Perché? Perché fa molta fatica, cioè molto lento nella crescita. Quindi se anche noi ne togliamo dal mare un pezzettino, significa anni e anni di vita. Ok, non prendiamo più. Combo? Sì. Non è combo? Sì. E questa, noi cerchiamo di utilizzare tutti gli strumenti. Ma noi mangiamo quello? Sì, ma queste sono finte. Finta? Sì, tutte finte. Le utilizzavamo come arredamento per la vasca squali tantissimo tempo fa. Ok. E adesso l'abbiamo riciclata. Okay. Non è alga wakame vero. È stato veramente bellissima esperienza. Sono contenta. Veramente. Mai visto. In Giappone ci sono tanti acquari. Veramente ci sono tanti, però prima volta sono sceso e poi non ho mai immaginato cosa c'è sotto. Quando guardo solo parte bello e poi finito, però una parte molto delicata, complicata, tanta vasca senza pesce, c'è dentro, c'è piccoli animali per far mangiare. Questo non ho mai pensato, molto interessante. E poi quando mi inviti di nuovo, sì? Acquario, facciamo di nuovo. Sì, volentieri. Che bello. Allora, al prossimo video. Ciao. Ciao.